Buonasera a tutti voi. Tra poco l'informazione di Teleionio. Apriremo con la sanità. Finisce l'era di Scura, al suo posto il generale Cotticelli. Buone notizie per l'ospedale di Serra San Bruno. Presto altri 30 posti letto, un nuovo ecografo e l'auto medica. L'annuncio è del sindaco Luigi Tassone. A Chiaravalle si fa sempre più giù, sentiremo la nota del movimento Chiaravalle da vivere. Le giunte di Chiaravalle e Torri di Ruggero querelano chi c'è Chiaravalle attiva, sentirete. Gli ex LSU e le più precari delle serre dicono bene a Vandaferro, bocciano invece i 5 Stelle. Ci sarà poi un'ampia pagina di cronaca a Cardinale, invece il sindaco Stagliano assicura la riapertura della Chiesa Matrice a Natale. In chiusura ci occuperemo della riapertura della Chiesa Matrice di Stalettia tra poco. Benvenuti all'informazione di Teleionio. Apriamo con la sanità. Finisce l'era di Scura, al suo posto il generale Cotticelli. Sentiamo. Il generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli è il nuovo commissario per la sanità della Calabria. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro della Sanità Giulia Grillo. Subcommissario è stato nominato Thomas Cael. Finisce così l'era di Massimo Scura. Commissario anche per il Molise con la nomina del generale della Guardia di Finanza Angelo Giustini. Legalità, trasparenza e competenza, ha commentato il ministro Grillo, per la salute dei cittadini. I commissari ad acta sono figure di garanzia. Si tratta di nomine cruciali per questi territori che hanno non solo difficoltà di bilancio, ma soprattutto non riescono a dare ai cittadini il livello di servizi sanitari che la legge richiede. I cittadini della Calabria e del Molise hanno diritto ad una sanità migliore e a servizi efficienti. Le personalità designate dal commissario hanno tutti i requisiti per fare un buon lavoro. Voglio rassicurare molisani e calabresi che l'impegno del governo è totale per risollevare la sanità delle loro regioni. Buone notizie per quanto riguarda l'ospedale di Serra San Bruno. Presto ci saranno altri 30 posti letto, un nuovo ecografo e l'automedica. L'annuncio è del sindaco Luigi Tassone. Sentiamo. Il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, ha incontrato il management dell'ASPA di Vibo Valentia, guidato dal dirigente generale Angela Caligiuri, affrontando criticità e problemi dell'ospedale San Bruno e diversi aspetti dell'offerta dei servizi territoriali. Le principali novità riguardano l'approvazione dei progetti esecutivi dei reparti di lungodegenza e riabilitazione, relativamente ai quali nei prossimi giorni ci sarà la gara d'appalto. Il nostro ospedale, ha affermato il primo cittadino, sarà il punto di riferimento provinciale di questo settore e disporrà di 10 posti letto di lungodegenza e 20 di riabilitazione, oltre ad una palestra attrezzata. Quindi 30 nuovi posti letto per il nostro nosocomio, che andranno ad ampliare i servizi e che ribadiscono con forza che il nostro ospedale può e deve svolgere un ruolo fondamentale per la tutela della salute per una vasta area territoriale. Tassone ha dato notizia della predisposizione dell'acquisto di un ecografo all'avanguardia per il potenziamento del reparto di medicina e ha precisato che nell'incontro è stata analizzata in maniera approfondita la situazione del 118. Ho avuto conferma, ha sostenuto Tassone, che a breve un'automedica 4x4, dunque appropriata per le zone montane, sarà messa a disposizione dell'ospedale con una propria equip medica e che sarà pronta ad intervenire nel caso l'ambulanza fosse impegnata. Possiamo dire, ha commentato Tassone, che abbiamo posto rimedio a gravi lacune. Pur nella consapevolezza che il lavoro da compiere è ancora lungo e impegnativo e che servirà tenere alta l'attenzione e vigilare affinché ogni procedura e ogni azione siano eseguite celermente, riscontriamo segnali che vanno nella giusta direzione nel processo di salvaguardia e potenziamento del nostro ospedale, che è un baluardo essenziale per la difesa del diritto alla salute. A Chiaravalle invece si va sempre più giù. La nota è del movimento Chiaravalle da vivere.
Guardandosi intorno ed esaminando alcuni provvedimenti degli ultimi anni, il movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere ha il dubbio che la politica non ha partorito nessuna riforma capace di incidere positivamente nel sistema socio-economico-produttivo del nostro paese. Infatti, sin dal 1980, sotto l'insegna della necessità del risparmio, si è smantellata una sanità efficiente, accorpando le ASL, diminuendo i posti letto e bloccando le assunzioni. Poi sono state smantellate le province, riducendole a enti inutili. Sono stati cancellati i Coreco e tutto è precipitato nel baratro dell'inefficienza e della spesa incontrollata. Oggi i comuni sono pesantemente indebitati, la sanità ancora di più, e le province sono diventate un ibrido dove esiste la spesa, ma non i servizi. Eppure le ASL, le province e i Coreco erano istituzioni che garantivano servizi, sviluppo, economia, rispetto della legalità e della dignità umana. Credo che la politica dovrebbe correggere gli errori del passato restituendo la dignità politico-amministrativa alle province e la piena efficienza alla sanità, dove eccellevano ed eccellono professionalità di grande spessore. Mentre dovrebbero ritornare a funzionare i Coreco, visto che sono diminuiti i servizi, mentre sono aumentati i debiti, i disoccupati e i reati nelle pubbliche amministrazioni. Oggi nell'opinione pubblica esiste una profonda sfiducia, dove la burocrazia, così come è stata pensata, rappresenta un peso, non una risorsa. Quindi è giunta l'ora di ritornare ad una politica di servizio, a quella politica ispirata da Don Sturzo e De Gasperi, la sola capace a riannodare i fili della coesione sociale, di restituire dignità alla politica e di riaccendere la speranza di un domani migliore nell'insieme paese. Gli ex LSU e LPU precari delle serre dicono bene a Vandaferro, bocciano invece i 5 Stelle. Sentiamo. Il coordinamento dei precari delle preserre esprime soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno alla Camera proposto da Fratelli d'Italia e Forza Italia, finalizzato allo stanziamento delle somme necessarie per proseguire i percorsi di stabilizzazione di 4.500 ex LSU ed LPU calabresi. Un risultato, prosegue la nota, frutto di una nostra interlocuzione continua, in particolare con la deputata Vandaferro, cui va riconosciuto il merito di essere stata una delle poche a spendersi con energia e determinazione per ascoltarci e difendere le nostre istanze dopo l'ingiustificato taglio di fondi operato dal governo. Nel sottolineare delusione per la totale inerzia dei parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle, i precari auspicano che si diano una svegliata e che al Senato si lavori proficuamente per salvaguardare un diritto fondamentale come quello al lavoro in una terra difficile come la Calabria. In ogni caso, conclude la nota, siamo tutti pronti a manifestare a Roma giorno 12 dicembre per far sentire la nostra voce a livello nazionale e far capire la disperazione di 4.500 famiglie che rischiano la povertà. Le giunte di Chiaravalle Centrale e Torre di Ruggero querelano chi c'è, Chiaravalle attiva. Sentiamo. Le giunte comunali di Chiaravalle Centrale e Torre di Ruggero, con due distinte deliberazioni, hanno dato l'avvio alle procedure di incarico legale per querelare i responsabili, al momento ignoti, della pagina Facebook Chi c'è? Chiaravalle attiva. La deliberazione della giunta comunale di Chiaravalle, firmata dal sindaco Mimmo Donato, è la numero 128 del 16 dicembre 2018. Avente ad oggetto la costituzione del Comune di Chiaravalle Centrale per la tutela dell'immagine dell'ente e autorizzazione al sindaco a presentare denuncia querela, indicando come responsabile del procedimento la dottoressa Rosa Villirillo. Le ragioni dell'azione legale sono spiegate nel corpo della delibera. Sul profilo Facebook denominato Chi c'è? Chiaravalle attiva sono comparse considerazioni e frasi che ledono e offendono l'onorabilità, il decoro e l'operato del comune, del sindaco, dei suoi amministratori e dipendenti. Peraltro, alcune considerazioni contenute hanno creato situazioni di allarmismo generalizzato, giacché ipotizzano la sussistenza di situazioni potenzialmente lesive della salute pubblica. Calunnia, diffamazione e procurato allarme, salvo altri reati di analoga o maggiore consistenza, le ipotesi formulate dagli amministratori comunali nel documento. Con specifico atto di indirizzo, la delibera immediatamente esecutiva è stata trasmessa al responsabile del settore competente per il conferimento di incarico a un legale e per la stesura degli atti necessari contro i soggetti individuati come responsabili.
Parallelamente, per gli stessi motivi, anche la giunta comunale di Torre di Ruggero, presieduta dal sindaco Mario Barbieri, con deliberazione numero 66 del 5 dicembre 2018, ha promosso un'azione legale giudiziale a tutela degli interessi dell'amministrazione comunale contro la pagina Facebook Chi c'è? Chiaravalle Attiva, con relativo conferimento di incarico, annesse determinazioni e allegato parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile delle aree, Vincenzo Iozzo. I posti in questione sono sempre stati pubblicati in forma anonima, per cui si farà ricorso alla polizia postale, oltre che alla magistratura, per individuare i curatori del profilo Facebook in questione. Truffa, ai danni dell'ASP di Reggio Calabria sono stati sequestrati beni a un dipendente. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 210.000 euro emesso dalla locale procura nei confronti di un dipendente dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. L'indagine, coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gerardo Dominianni e diretta dal sostituto procuratore Roberto Di Palma, ha consentito di accertare la truffa ai danni dello Stato da parte del dipendente infedele dell'ASP. Dall'inchiesta è emerso che l'incaricato di pubblico servizio, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio liquidazione, ha riconosciuto dall'anno 2011 all'anno 2016 indebite liquidazioni in favore della propria moglie, malgrado questa fosse deceduta nel 2013, appropriandosene anche dopo la morte. I finanzieri reggini hanno dunque individuato il compendio patrimoniale direttamente riconducibile all'indagato, composto da disponibilità finanziarie liquide e un'auto, sottoponendoli al sequestro d'urgenza. Furti in alcuni esercizi commerciali nel Cosentino è stata sgominata un'organizzazione. Vediamo. I carabinieri hanno effettuato un'operazione nei comuni di Celico, Cosenza, Corigliano Rossano e Napoli contro un'organizzazione dedita ai furti con spaccata. L'indagine, avviata nel mese di settembre del 2016 dalla Compagnia Carabinieri di Paola e coordinata dalla Procura di Paola, ha consentito di documentare l'azione di un gruppo criminale composto da pregiudicati italiani e romeni specializzato in furti con la tecnica della spaccata ai danni di esercizi commerciali. L'accusa è di furto pluriaggravato continuato e in concorso. Gli indagati, dopo un sopralluogo per individuare i possibili obiettivi, prevalentemente distributori di benzina, bar, edicole, sale giochi e rivendite di pneumatici, erano soliti impiegare veicoli precedentemente rubati, tra cui anche uno scuolabus, come arietti per lo sfondamento delle saracinesche. Il gruppo criminale avrebbe effettuato almeno 13 furti aggravati, di cui due tentati, colpendo principalmente nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e Taranto, con un provento complessivamente quantificato in 200.000 euro, rubati anche 4 mezzi di trasporto. Bed and breakfast della droga. C'è stato un blitz a Catanzaro. Sentiamo i particolari. Tre arresti sono stati eseguiti dagli agenti del personale del commissariato di polizia di Catanzaro Lido per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti, impegnati in controlli in un quartiere a sud della città, si sono insospettiti per il comportamento tenuto dal conducente di un'autovettura Fiat 600 di colore blu, già noto in qualità di assuntore di droghe, fermo davanti ad una palazzina con un noto pregiudicato di etnia Rom. I due sono poi entrati nello stabile. Dopo alcuni minuti, in compagnia di un terzo uomo, pure noto alle forze dell'ordine, sono saliti sull'auto per allontanarsi verso il quartiere Lido, dove sono entrati in una struttura adibita a bed and breakfast, seguiti dagli investigatori. Mentre gli agenti che avevano individuato la stanza in cui erano entrati i sospetti erano appostati, un quarto uomo è entrato nella camera aprendo con le chiavi. Qualche istante dopo, quando tutti gli occupanti erano in procinto di uscire, gli agenti hanno fatto irruzione nel monolocale, bloccandoli tutti. All'interno della stanza, i poliziotti hanno trovato una busta di carta di colore rosso, contenente tre buste di cellophane trasparenti con una consistente quantità di marijuana, per un totale complessivo di 173,25 grammi. Inoltre, occultato nel calzino di uno degli uomini, c'era un bilancino elettronico ancora intriso di sostanza erbosa e uno zainetto con all'interno 19 piccoli involucri in cellophane trasparente termosaldati, contenenti sempre marijuana, per un peso complessivo di 12,69 grammi.
I tre spacciatori, tutti catanzaresi, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta e, su disposizione della magistratura, posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Tutta la droga rinvenuta, per un peso complessivo di circa 186 grammi, è stata sequestrata. A seguito dell'udienza di convalida, il giudice ha confermato l'arresto, applicando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In giro, con coltelli a serramanico, ci sono state tre denunce a Vibo, vediamo. Li hanno sorpresi in distinte attività con indosso coltelli a serramanico, con lame comprese tra i 7 e i 15 centimetri. Tre persone, tutte con precedenti di polizia, sono state denunciate per porto abusivo di arma da taglio dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vibo Valentia. I provvedimenti sono stati adottati nel corso del servizio di controllo del territorio predisposto in occasione delle festività dell'Immacolata. I coltelli, tutti di genere vietato, sono stati sequestrati. Le persone denunciate, sottoposte a controllo in distinte circostanze, non hanno mancato di manifestare ai militari la loro sorpresa per il provvedimento adottato nei loro confronti. 'Ndrangheta, sono stati confiscati i beni alla cosca Crea per 500.000 euro. Vediamo. Beni confiscati per circa 500.000 euro alla cosca di 'Ndrangheta Crea, operante nella piana di Gioia Tauro. Ad esito di una complessa attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica, Ufficio Misure di Prevenzione di Reggio Calabria ed eseguita dal personale della locale divisione Polizia Anticrimine, è stata data esecuzione a un decreto di confisca beni emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Girolamo Cutri, 62 anni, considerato esponente di spicco della cosca, operante nel comune di Rizziconi e in quelli limitrofi della piana di Gioia Tauro. Cutri era stato arrestato dalla locale squadra mobile nel maggio 2014 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito dell'operazione Deus, coordinata dalla DDA Regina a carico di 16 esponenti della citata cosca di 'Ndrangheta, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni e truffa alla comunità europea. In particolare, l'attività investigativa aveva evidenziato l'assoluta egemonia della cosca Crea, esplicata sul territorio come una vera e propria signoria sia nell'esercizio delle tradizionali attività criminali che nel totale condizionamento della vita pubblica, tanto da determinare nel 2011 lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rizziconi. Le indagini patrimoniali hanno dimostrato che i citati soggetti, in virtù della loro appartenenza al clan mafioso, erano riusciti con il profitto derivante dalla gestione delle attività illecite e avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo ad accumulare un ingente capitale sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, che reinvestivano nell'acquisto di terreni, società e beni immobili intestati al fine di eludere la normativa antimafia ai familiari o a soggetti terzi. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di Prevenzione, accogliendo le risultanze investigative della locale divisione di Polizia Anticrimine, con l'odierno provvedimento ha disposto la confisca di due appezzamenti di terreno, un appartamento e un'impresa individuale aventi sede a Rizziconi. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Riprendiamo l'informazione, ancora cronaca, intimidazione nella Locride, in fiamme un escavatore, vediamo. Persone non identificate hanno incendiato nella notte a Roccella Ionica, nella Locride, un escavatore di proprietà di un'impresa edile di Mistretta, provincia di Messina, impegnata nei lavori di riqualificazione del waterfront cittadino. Il mezzo era parcheggiato all'interno del cantiere edile, allestito nella parte centrale del lungomare. Il rogo ha completamente distrutto l'escavatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica e i vigili del fuoco di Siderno. Si tratta, è scritto in una nota del comune di Roccella Ionica, nella quale si condanna l'intimidazione, di un gesto ignobile che appare di estrema gravità per la nostra comunità, da sempre impegnata a costruire un ambiente sociale ed economico libero da ogni logica di violenza e sopraffazione. Se i responsabili saranno individuati e assicurati alla giustizia, ci costituiremo parte civile, continuando a promuovere lo sviluppo su binari di legalità e di rifiuto della subcultura 'ndranghetistica. A Guardavalle un'auto è stata distrutta dalle fiamme. Vediamo il servizio.
Incendio nella notte a Guardavalle Superiore. Una Fiat Punto è stata data alle fiamme. L'auto era parcheggiata in via Roma, a bordo strada, nei pressi dell'abitazione del proprietario, un 39enne disoccupato del posto. Il rogo ha completamente distrutto l'utilitaria e ha provocato disagi ai residenti della zona a causa del fumo denso e acre sprigionato dalle fiamme che hanno avviluppato il veicolo. È proprio il bagliore delle fiamme e l'odore acre del fumo denso hanno svegliato i residenti della zona, che hanno fatto subito scattare l'allarme. Purtroppo però l'auto è andata completamente distrutta. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite o intossicate. Scattato l'allarme intorno all'una di notte per sedare le fiamme, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, che ha impedito che l'incendio si propagasse sulle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto, i carabinieri della stazione di Guardavalle, che hanno avviato le indagini sull'accaduto, non sono stati ritrovati elementi utili a stabilire con certezza l'origine dolosa dell'incendio, ma gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi. I carabinieri hanno identificato e sentito il proprietario del mezzo e cercato di individuare qualche testimone che possa dare un impulso alle indagini. A Chiaravalle Cinghiali, al parco giochi di Via Foresta, scatta l'allarme. Vediamo. Cinghiali, al parco giochi di Via Foresta, nelle vicinanze del santuario della Madonna della Pietra, in pieno centro abitato. Ad avvistarli, l'altra sera, poco prima della mezzanotte, è stato un gruppo di giovani che stava uscendo da una pizzeria. Alcuni ungulati stavano orovistando tra gli attrezzi e giochi dei bambini. Probabilmente ad attrarli saranno stati avanzi di cibo che in genere lasciano per terra quanti frequentano l'area attrezzata. Giovani impauriti, è stato raccontato che hanno trovato giusto il tempo per rifugiarsi dentro le auto che erano parcheggiate nell'area circostante. Qualcuno addirittura ha ripreso un animale selvatico mentre indisturbato rovistava a terra in cerca di nutrimento. Quello dei cinghiali in strada e in prossimità delle abitazioni ormai è un fenomeno diffuso. Un vero e proprio allarme sociale e sanitario se si pensa che molti di queste bestie, una volta uccise dai cacciatori e dai selettori autorizzati, manifestano delle infezioni da tubercolosi. A parte il braccio di ferro in atto tra associazioni a tutela dei territori, cacciatori e Regione Calabria, al momento i territori sono sprovvisti di un vero e proprio piano di contenimento dell'invasione dei cinghiali nei centri abitati. Eppure la caccia al cinghiale in questo momento è aperta nelle giornate di sabato e domenica. C'è qualcosa comunque che non funziona a livello di organizzazione e soprattutto per quanto riguarda il fronte di contrasto a questo fenomeno. A parte le polemiche sfociate sul fenomeno invasione dei cinghiali, adesso c'è da mettere in conto che la gente, senza distinzione tra chi abita nel centro cittadino e chi nelle zone rurali, ha paura perché in termini di sicurezza nell'area dell'entroterra della provincia catanzarese, la gente non si sente garantita adeguatamente da possibili aggressioni all'uomo da parte di animali selvatici che scorrazzano dappertutto, indisturbati. È stato presentato lo spettacolo di solidarietà Esmeralda alla Corte dei Miracoli. Vediamo. È stato presentato questa mattina presso la sala giunta del comune di Crotone il musical Esmeralda alla Corte dei Miracoli, ispirato al noto spettacolo Notre-Dame de Paris, che si terrà il prossimo 12 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Apollo di Crotone. Si tratta di un evento di solidarietà promosso dal Comitato Donne Città di Cutro in collaborazione con l'ambasciatore UNICEF, il maestro orafo Michele Affidato. Sono tante le iniziative che si svolgono un po' in tutto il mondo. UNICEF è un comitato mondiale, ecco, e in questi ultimi tempi si sta prodigando proprio per l'aiuto ai bambini dello Yemen. Noi per questo abbiamo messo su uno spettacolo di beneficenza che si svolgerà il prossimo 12 dicembre alle 20:30 al Teatro Apollo di Crotone, Esmeralda alla Corte dei Miracoli, quindi uno spettacolo importante, uno spettacolo dove voglio ringraziare di vero cuore il Comitato Donne Città di Cutro, il suo presidente Sara Sarcone, che ecco, si sono dimostrati sempre disponibili nelle nostre iniziative UNICEF, e poi ecco, fare anche uno spettacolo di questo calibro, devo dire che non è stato molto facile, circa da un anno che provano, quindi ecco, abbiamo dovuto scommettere, però la scommessa più bella e la vittoria più bella sarà proprio quella di aver potuto dare un contributo a questi bambini dello Yemen. Sono circa 6.000 bambini che sono deceduti fino ad oggi per la guerra, la maggior parte per malnutrizione e per il colera, quindi ecco, noi non risolveremo sicuramente il problema, però la città di Crotone, noi ci siamo e mi fa veramente piacere che proprio in una delle ultime riunioni con l'UNICEF nazionale è stato detto che la Calabria è una delle regioni che dà più contributi all'UNICEF, e per questa serata in particolare verrà anche il presidente nazionale dell'UNICEF, Francesco Samengo. A fare gli onori di casa è stato l'assessore comunale allo spettacolo, Giuseppe Frisenda.
comune, quando ci sono iniziative a scopo benefico e che comunque fanno assaporare anche quella che è l'atmosfera natalizia, cerca di mettersi sempre a fianco di queste lodevoli iniziative. Siamo stati chiamati dall'ambasciatore UNICEF Michele Affidato e siamo al suo fianco per far sì che questo evento sia un evento che abbia una doppia valenza, prima quello sociale e poi anche quello dello spettacolo, perché comunque lo spettacolo che si terrà all'Apollo è apprezzabile anche dal punto di vista proprio dell'evento con grandissimi artisti, quindi quando ci sono questi ingredienti per noi è già un bel modo. A spiegare infine dell'iniziativa è stato il presidente del Comitato Donne Città di Cutro, Sara Sarcone. Sì, è sicuramente un momento particolare per i bambini dello Yemen. Noi in qualche modo volevamo essere vicino, non possiamo fare altro che contribuire con il sorriso, perché comunque sia non possiamo, per come siamo formate, non possiamo dare altro che un sorriso e in qualche modo regalare un piccolo sostegno. E va a sottolineare nuovamente una sorta di sodalizio che si è creato con l'ambasciatore Michele Affidato. L'abbiamo già fatto lo scorso anno, è andata benissimo. Quest'anno insomma ci riproponiamo forse in un qualcosa più grande di noi, perché riproporre il colosso del musical Notre Dame de Paris, organizzato semplicemente da noi, che non siamo una compagnia teatrale, sicuramente è una grande sfida. È anche il nostro ruolo, perché vogliamo intanto mettere in evidenza i nostri artisti, perché sono veramente bravi e hanno bisogno comunque di avere spazio, e poi legarlo sempre ad un evento benefico, che possono essere i bambini vicino a noi ma anche i bambini lontani. Il 12 andranno in scena diversi ragazzi di Cutro e non, sono ragazzi che hanno studiato da tempo. La protagonista principale, ma in realtà sono tutti principali, è Marzia Ruggero, che ha seguito veramente tutto, quindi oltre ad essere Esmeralda ha seguito anche la parte diciamo tecnica dello spettacolo. Non abbiamo un direttore artistico, però lo è lei, fondamentalmente lo è lei. Michele Affidato ci fa sentire donne a 360 gradi, sentirsi madre dei bimbi del mondo è bellissimo e il merito è anche suo. A prendere la parola è stato quindi il presidente provinciale dell'UNICEF, Maria Francesca Puccio, che ha ringraziato tutti per l'impegno profuso. Un bambino è un bambino, ha concluso il post presidente Donatella Intrieri Fauci. Come diceva Madre Teresa, goccia dopo goccia formiamo un oceano. La trama dello spettacolo, insieme alla scenografia 3D, porterà lo spettatore ad un susseguirsi di emozioni che ben si sposeranno con il fine nobile della causa solidale rivolta ai bambini dello Yemen. La chiesa matrice di Cardinale a Natale sarà aperta, lo assicura il sindaco Danilo Stalianò, il servizio di Bruno Cirillo. Per Natale la nostra chiesa matrice sarà riaperta. Parola del sindaco Danilo Stalianò in consiglio comunale, dove ha preannunciato la stesura di una delibera di giunta quale atto di indirizzo al responsabile dell'ufficio tecnico per il conferimento di un incarico per la redazione di un piano di sicurezza e conseguente installazione di barriere protettive nella chiesa matrice San Nicola di Bari. Ed in effetti l'atto deliberativo è stato pubblicato all'albo pretorio. Nello stesso si legge che l'amministrazione comunale intende effettuare la riapertura della chiesa matrice San Nicola di Bari anche in occasione delle prossime festività natalizie. A tal fine, si legge ancora nella delibera, si rende necessario effettuare alcuni interventi costituiti da barriere protettive ed acquisire un piano di sicurezza che metta a riparo i fedeli da rischi derivanti dall'utilizzo della chiesa. Come si ricorderà, la chiesa matrice San Nicola di Bari è chiusa da circa un anno dopo il crollo interno di una parte di cornicione, crollo avvenuto poco prima dell'inizio della messa vespertina e seppure già vi erano presenti diversi fedeli, fortunatamente nessuno era rimasto ferito. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, l'allora sindaco Pino Marra ne aveva disposto la chiusura con propria ordinanza. Un successivo sopralluogo aveva quantificato in circa 90.000 euro la somma necessaria alla ricostruzione dalla messa in sicurezza della chiesa, somma che nel comune, nella curia, proprietari dell'edificio, hanno detto di avere. L'allora sindaco Pino Marra aveva comunicato l'ottenimento della somma dalla Regione Calabria. Dopo le elezioni di giugno, il neosindaco Danilo Stalianò aveva avuto rassicurazioni proprio di un finanziamento regionale ammontante addirittura a 400.000 euro. Ad oggi però il finanziamento non è mai arrivato nelle casse del comune.
Su questo punto lo stesso sindaco, sempre in consiglio comunale, ha ancora una volta garantito circa l'ottenimento di questo finanziamento. Ora però comunque si attende questo importante incarico indicato dalla Giunta, che quindi consentirà la riapertura della chiesa matrice San Nicola di Bari. Su questa riapertura, in questi termini, comunicata come dicevamo durante i lavori del Consiglio Comunale, si è registrata la contrarietà del consigliere di minoranza ed appunto ex sindaco Pino Marra, che ne dispose, come si ricorderà, la chiusura, che ha parlato di forti responsabilità per chi ne certificherà la non pericolosità prima della ricostruzione. Insomma, vedremo come andrà a finire, nel mentre al Natale manca veramente poco. È stata riaperta al culto invece la chiesa matrice di Staletti. Vediamo il servizio. Con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, si riapre al culto la chiesa matrice dopo 8 mesi di chiusura per lavori di restauro. Alla presenza dei sacerdoti, dell'arciprete Don Roberto Corapi, del sindaco Alfonso Mercurio e dell'intera amministrazione comunale, della senatrice Silvia Vono, Arturo Bova, presidente della Commissione regionale antimafia, onorevole Mario Tassone e oltre 15 sindaci del comprensorio e del presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Polimeni, autorità militari, si è svolta con tantissima partecipazione di fedeli del luogo, giunti anche da lontano, una speciale cerimonia di riapertura. Dopo il saluto dell'arciprete del Sorriso, Don Roberto Corapi, che ha voluto ringraziare Monsignor Bertolone per la sua presenza, ha ribadito come la parrocchia deve essere la casa di tutti, scuola di valori e di comunione. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare incontrando Gesù e Eucaristia, ascoltando la sua parola di verità. Stasera, ha continuato Don Roberto, a Staletti si scrive una pagina nuova e bella, scritta con la penna del cuore e l'inchiostro dell'amore. Subito dopo ha voluto ringraziare la Regione Calabria per il contributo, la Banca di Credito Cooperativo di Montepaone, i progettisti Ingegner Gerarda Toto e l'architetto Claudio Bongarzone, l'impresa Coes di Francesco e Roberto Guzzo, SRL, con a capo il geometra Raffaele Bevacqua e tutte le persone che hanno collaborato e continuano a collaborare. Anche l'arcivescovo ha ringraziato Don Roberto per la sua tenacia e per l'impegno dimostrato, con l'amore appassionato per la Chiesa e per le anime. Il sindaco Alfonso Mercurio ha salutato il vescovo e poi ha dimostrato tanto affetto verso Don Roberto, prete dinamico che sta in mezzo alla gente, sempre disponibile e aperto con tutti, guida sicura per tante anime che accorrono a lui come il buon pastore. Nel corso della messa, il diacono ha dato lettura di un messaggio di saluto di Papa Francesco rivolto a Don Roberto Corapi e all'arcivescovo con la benedizione apostolica per tutti i presenti. Subito dopo la celebrazione eucaristica, tutti al gran buffet con zeppole e murinedi e dolci tipici natalizi, al suono delle zampogne, preparato dalle associazioni e gruppi parrocchiali con tanto amore. Si è visto davvero il coinvolgimento di tutta la comunità sotto il coordinamento di Don Roberto, che ha saputo, come sempre, mettere insieme tutti. Sì, un momento senza dubbio importantissimo per una comunità parrocchiale. Manifesta zelo del parroco che cura la chiesa fatta di pietre, ma cura anche la chiesa fatta di persone. Cura la chiesa fatta di pietre perché sia accogliente, sia pulita, sia bella. È una manifestazione della nostra fede nel curare il luogo dove la comunità si riunisce. Ma come ho cercato di dire nell'omelia, facciamo di tutto perché dalla chiesa di pietra nasca in ognuno di noi il sentimento di una chiesa fatta di pietre vive che siamo noi. Ognuno di noi deve portare la propria pietruzza, il proprio contributo per la costruzione della Chiesa fatta di anime belle. Quella di stasera ha messo insieme le une e le altre. Quindi un augurio perché questa parrocchia, questo paese crescano. Ma non posso finire senza dire un grazie dal profondo del cuore al parroco per lo zelo che ha messo, ma a tutti i fedeli che a diverso titolo hanno collaborato. Di questo dico grazie a loro, ma dico grazie al Signore che fa nascere nel cuore di ognuno tanti sentimenti buoni. Buona festa dell'Immacolata a tutti quanti. Sì, è un momento davvero di
forte preghiera, in modo particolare un momento di grazia dove la nostra comunità tutta insieme, ma anche gente da fuori, attraverso tanti sindaci onorevoli, il sindaco di Staletti, eravamo una famiglia intorno all'altare del Signore Gesù insieme al nostro amato pastore Vincenzo Bertolone. Un momento davvero molto forte per ringraziare Dio per tutto quello che ci concede, in modo particolare per la riapertura al culto della Chiesa Matrice. E oggi Staletti ha scritto una pagina davvero di storia, una storia di salvezza, una storia di amore, e l'ha scritto con l'inchiostro dell'amore, ecco, con la penna del cuore, perché quando tutti insieme ci troviamo uniti, il Signore Gesù fa festa insieme agli angeli e ai santi, perché questo vuole da noi. Quando ci vogliamo bene, quando facciamo qualcosa per il bene della comunità e quando costruiamo, come diceva Paolo VI, la nuova civiltà dell'amore, dove regna Dio. E stasera è stato così, è molto emozionante, perché dopo 8 mesi di lavori, di chiusura, di lavori di restauro, stasera l'abbiamo riaperta al culto. Sì, come hai detto tu, la chiesa è finita, stasera è una grande serata di festa, di gioia. La presenza dell'arcivescovo di Catanzaro ci ha, come dire, completato quest'opera. È stato per noi un grande onore questa sera, proprio la riapertura al culto della Chiesa Matrice, proprio alla presenza dell'arcivescovo Sua Eccellenza Bertolone. Staletti aveva bisogno della parrocchia. Dopo tanti sacrifici, diciamo, Don Roberto è riuscito nella sua impresa. Noi come amministrazione quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. Sin dal primo giorno, dal mio primo insediamento, come ho detto in chiesa, c'è stata subito sintonia con l'arciprete Don Roberto, proprio perché io credo che le istituzioni debbano avere una strada parallela se vogliamo veramente far crescere non solo le coscienze, ma far crescere soprattutto le comunità. E penso che la presenza questa sera di tutta questa bella gente, la presenza attiva non solo degli stalettesi, ma anche di tante persone che sono venute da fuori, sta a rappresentare proprio questo. Una bella serata. Bene, tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Arrivederci.